Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di ItalyGamer69. Oggi vi porto un nuovo gioco che è uscito, credo, da pochissimo. Power Wash Simulator. Praticamente sembra che saremo, diciamo così, impegnati a dover lavare e ripulire qualsiasi cosa si presenti al nostro cospetto. Quindi io mi avvierei subito a provarlo e poi vediamo. Modalità carriera: svolgi strani e meravigliosi lavori di pulizia e crea un'azienda di pulizie di successo addirittura. Poi ci sono anche dei lavori speciali, gioco libero, modalità sfida, ma io andrei con la modalità carriera. Pulisci il furgone, va bene. Ci danno $150, beh, non è neanche poco per pulire un furgone. Ottime notizie, finalmente a un'asta ho trovato un furgone perfetto che rientra nel tuo budget. Non spaventarti quando lo vedrai, sembra sia stato appena tirato fuori dal fondo di un lago. Ma è stato un bene, perché nessuno ha alzato l'offerta. Non sanno cosa si sono persi. Sotto questo orribile strato di sporcizia c'è una vera e propria macchina da guerra. Il motore è una favola, neanche un filo di ruggine. E nella cabina ci sono anche gli attrezzi. Tutto quello che gli serve è una bella lavata. Dimostra che ci sai davvero fare con l'idropulitrice. E andiamo di idropulitrice, ragazzi. Ok, io vorrei giocare con... Vediamo se mi fa andare col mouse. Scusate, col pad. Anche perché me... No, non mi lascia andare col pad come al solito, vabbè. Vediamo un po' se riusciamo con i tasti che io... E quindi qua dovremo... Cos'è? Sono le parti che pulisco. E vai dritto pulitrice, ragazzi. Non so se ci darà un ok lui poi quando è pulita, presumo, spero e mi auguro. Mazza e zozzeria, oh. Quindi adesso non so se il gioco prevede anche altre cose dopo, ma lo vedremo magari strada facendo, non lo so, vediamo. Tanto questo è una prima, un primo contatto, una prima puntata, poi mi farà pulito quando me lo dà così, spero. Allora, andiamo bene sul cofano. Grazie, bro. Una bella lavatina al vetro. Ok, quindi quando i pezzi sono puliti te li dà come lucidi. Beh, è buono, almeno eviti di farti tutto il furgone e poi scoprire che c'è ancora un pezzo che è sporco. Eccolo là, ok. Adesso andiamo sul fianco. Andiamo con le gomme, vai. Le ruote. Cerchi belli, lucidi, anche le ruote. La ruota non me la dà pulita o... non lo so. Strano però che c'era anche l'opzione per poter usare il controller, ma non so se fosse da abilitare qualche altra cosa che non ho guardato, vediamo. Il finestrino perché no? Ok.
Perché bisogna insistere, signori, cioè è molto sporco sto furgone, quindi è una schifezza. Poi, vai di lavaggio, non so se poi c'è anche possibilità eventualmente di fare altro, di non so, di fare qualche altra cosa, questo non lo so sinceramente, lo ignoro, a parte sopra non ho idea di come cacchio fare a lavarlo, eh. Specchietto, e comunque arriva anche abbastanza lontano a lavare, devo dire che non è neanche fiscale come potrebbe sembrare. Ti lascia anche un po' di spazi di manovra, diciamo. Non ho capito il tetto come farò a lavarlo. Sarà una scala da qualche parte, non so, sinceramente. Non lo so. Sarà a posto, non so. Non mi dà nulla di... Non vedo aloni. Allora, proviamo ad andare qua, vedo qualcosa. Qua vedo, però no, probabilmente no. Ok, facciamo la parte posteriore, vediamo se... Il fanale è abbastanza facile, direi. E vai con i vetri. Sinceramente ho qualche dubbio per il tetto, però vabbè. Siamo ancora al 54%, mazza il senso di io, però. La 56, la porta anche l'abbiamo fatta, la seconda porta, andiamo per la seconda porta. C'è un furgone dei traslochi fuori dalla casa dei miei vicini da incubo. Finalmente se ne stanno andando. Chiunque si trasferisca lì avrà bisogno di un'idropulitrice con i fiocchi. Adesso fatemi lavare il mio furgone in santa pace, per favore. Lasciatemi stare un attimo. Ah, vedi che c'è lo sgabello, non ci avevo fatto caso,
sportello. Però che cambia anche il suono dell'acqua sui vari metalli, cioè sui vari particolari, è diverso, devo dire, sì. Hai già scelto il nome della tua attività, e con calma, fammi lavare prima il furgone, poi lo scegliamo, cioè, una cosa alla volta possiamo fare, non è che... Scusi, eh. Stucker Woman? Siamo all'85, ma secondo me c'è ancora qualche pezzo. Ancora qualche pezzo da... Ok, lo specchietto l'abbiamo fatto. Adesso proviamo a salire su. Oh. No, che poi dovrei spostarlo secondo me dall'altra parte. Cosa? Per capire come fare. Siamo al 90%, il problema è poi alla fine. Speriamo che non sia fiscale come... Secondo me è fiscale. Allora, vediamo un attimo di... Con E possiamo selezionare... Ah, c'è anche la prolunga. Vabbè, abbigliamento, frega niente. Ok. Qui mi sembra che avessi fatto... Ecco, qua è davanti che c'è ancora un po' di sporco. Si vede qualcosa lì davanti. E però dovresti essere un po' meno. È qui il problema, solo che volevo capire come fare. Qua mi abbasso, ok. Magari c'è ancora qualcosa sotto. Okay. Vedi che c'è ancora qualcosa sotto le ruote. Ok, il paraurti. Da fare griglia, okay, carrozzeria e pneumatici. Come faccio a farli poi i pneumatici, scusate, cioè è più pulito di questo. R ruota l'ugello, vabbè, ok, 2 cambio ugello. Allora, c'è ancora la griglia, secondo me è questo. Ok, la carrozzeria l'abbiamo finita. Mi dà una griglia, ma credo sia questa. Ok. Il problema sono i pneumatici adesso, ragazzi. Vabbè, spazio. Mazza e salto. Sono sti pneumatici, ok. Ok, ah, ok, quindi si riescono a vedere, dai. Ragazzi, scusate, ma purtroppo io col mouse e tastiera faccio fatica. Bene, ce l'abbiamo fatta, con un po' di fatica.
Allora, sei tu l'implacabile dottor Power Wash? Vabbè, non so. Allora, tablet. Ha registrato anche tutta la... Madonna, ero io vestito in quel modo lì? E lo sgabello dov'è? Ok, dettagli. Vabbè, ok. Abbiamo guadagnato i nostri primi $150. Bene, io direi di andare avanti. Continua. Pulisci il giardino. Qua ci danno già un po' di più, eh. Calvin Miller. Ehi, spero che ami le sfide, perché credo di avere il giardino più sporco che tu abbia mai visto. Non mi sto vantando, in realtà non c'entro niente. Sono appena tornato per un po' in città per dare una mano ai miei che hanno una certa età e ho preso in affitto quella che pensavo fosse una casetta deliziosa. Forse avrei dovuto chiedere perché non ci fossero foto del giardino. Pare ci abbiano allevato dei rinoceronti, addirittura scavato. Comunque, le mie figlie non vedono l'ora di uscire e non voglio che al ritorno trovino ancora quel suo disastro. Quindi, per favore, fai quello che devi fare. E va bene. C'è da pulire un po' di tutto. Andiamo. Continua, ok. Vado. Tab, mo mi mostra lo sporco. Ah, ok, vedi, questo è interessante. Volevo cambiare ugello, però qua me lo gira. Dov'era idropulitrice, ok. Ugello 0 gradi, sarà secondo me quello che serve all'inizio. Bene. No. Scusate, qui là, no, questo però così è un po' troppo, è un po' troppo stretto. Diamo il 15 che è un po' più, questo è un po' più. E qua vai di lavaggio delle rocce. Mazza. Veramente qua ci lavoravano. Spreco di acqua, ragazzi. Adesso cominciamo a lavare tutta la parte bassa, poi vediamo se c'è da spostarsi anche. La voglia. È una zozzeria, vedi. Sì, per adesso abbiamo a disposizione solo degli ugelli, ma non è che facciamo, non abbiamo altro, diciamo così. Non mi dai. Non vedo altro sporco. Sotto qua, vedi. Boh, non vedo altro, andiamo avanti a pulire qua, ma secondo me avrebbe dovuto darmela, ecco, tutta la parete, il piantone. Non so se proviamo a cambiare, scusate un attimo, allora, il 25 gradi. Proviamo, vediamo, forse un po' meno di pressione, però magari va bene comunque. Facciamo un po' più in fretta più che altro, perché sennò qua facciamo notte.
Famo notte. E vai di lavaggio, signori. Ok. Questo anche l'abbiamo fatto. Ok, anche questo. Abbiamo la scaletta anche qua, Allora, andiamo ste pareti intanto. Gioco della bella lavanderina, ragazzi. Eh? Avreste mai pensato che potesse uscire un gioco del genere? Ok, anche questa abbiamo. C'è sto piantone qua che è da finire, secondo me, va bene. Che cioè è una zozzeria unica, ragazzi. Siamo solo al 9%, pensate, va una giornata a pulire tutto sto. Non ho capito se questo è sporco o cosa, secondo me sì. Io credo proprio di sì. Allora, vediamo questo che è più potente, secondo me. Questo giallo che guarda qua, ok, c'è quest'altro pezzo di qua, è comoda la funzione per vedere lo sporco, sinceramente, sì. Devo dire che è molto comoda. Allora, volevo vedere se qua c'era ancora qualcosa, sì. Allora, va bene, sdraiarsi.
Ok, questo è fatto, questo è fatto. Pezzi abbastanza piccoli. Non so dove andare a lavare, tanta roba che c'è da lavare, signori, che veramente una cosa incredibile. Talmente tanta sporcizia da togliere che non sai da dove cominciare. Il manico abbiamo fatto. La parte di qua. Ok, credo che sia a posto questo qui, No, c'è ancora qualcosa di bene. Questo l'abbiamo completato, vai con la casetta, Qui però io prendo l'ugello un po' più largo, col 40 magari. Non credo, secondo me diamo una sgrossata con questo qua e poi vedi, vabbè, la regolazione secondo me bisogna, si può dare una sgrossata con questo e poi l'altro per farlo, per rifinirlo, comunque per togliere le cose un po' più secchiello, a stella. Allora, infatti queste parti qua vanno tolte con quella più piccola, infatti poi la porta l'abbiamo fatta. Vabbè, ci sono ancora dei pezzi. Qua non vedo nulla, sinceramente. Quindi qua sembra anche abbastanza a posto, direi. Allora, c'è il tetto qua che fa cagare veramente. C'è il tetto che fa schifo. Sì, chiaramente andando direttamente con questo probabilmente si pulisce prima, però
Non lo so, devo ancora capire cosa è meglio fare, cosa... Vediamo un attimo, eh. Vediamo un attimo, signori. C'è qualcosa? No, non mi sembra che sì, no, c'è ancora qualcosa qua. Non vedo altro di qua. Piacciono le moto, sì, però adesso c'ho da fare, scusate, ma perché mi disturbate mentre uno lavora? Sono impegnato, guardi. Oh, questo l'abbiamo pulito, ce l'abbiamo fatta. Allora, l'ugello da 15 per i vetri. Tetto ancora da pulire, il tetto è da fare. Allora, avevo visto uno sgabello, però devo capire come cacchio fare a portarlo in là. Ok, scusi, bene. Devo pulire il tetto, quindi... No, è troppo vicino. Porca miseria. Mi sono messo troppo vicino. Mi devo spostare. Salga, salga. E sale giusto il capello. Qui non vedo altre. Di nuovo lo sgabello, spostiamolo dall'altra parte. Saliamo. Boh, credo che sia pulita, non lo so, vediamo.
Questo più che sporco sembra bruciato, secondo me. Cioè, non so che cacchio ci è passato qua. Ci vuole una vita a lavare tutto sto. Che zozzeria. Riuscire a beccare tutto lo sporco qua secondo me è un'impresa di quelle non da poco, perché comunque tutti sti affari rettangolari, cioè un po' complicato direi, però ci proviamo. Che fai, non ci provi? Poi magari ragazzi qualche pezzo ve lo taglio, non so, vediamo un po' adesso, era anche per capire un po' i tempi di e quant'altro, vediamo. Allora, c'è ancora il pezzo di lato qua. La catena è a posto. Cuscina anche a posto. Meno male che non abbiamo problemi di acqua qua, perché cioè, con la crisi idrica che c'è, tutta quest'acqua qua sprecata, mamma mia, cioè. Altro che. C'è ancora la zozzeria qua sotto. Non ci arriva, non è troppo lontano. Sono troppo lontano, ragazzi, sai. Però riesco comunque a toglierlo, adesso sembra comunque che si riesce a toglierlo.
Allora, vediamo di qua. Ok, meno male. No, non sembra proprio fiscale al massimo, quindi ti lascia anche un po' di margine, perché sennò veramente, cioè, vedi abbastanza, quindi è anche abbastanza tollerante, dai, ti voglio dire, meno male, perché no, c'era da impazzire. Chiaramente devi togliere il più grosso, giustamente. Qua credo che sia a posto. Vediamo dall'altra parte. Qua, qua è tutto da fare. Non vorrei prendere la scaletta, sinceramente. No, perfetto. Ok, questo anche fatto, vai con la macchina del ragazzino. Questa sia pulita, il vialetto qua, il coso, come si chiama, il cordoncino di mattoni. Perché non me lo dai finito? Strunz, scusi, facciamo ancora il barbecue, poi ragazzi magari, ecco, adesso magari ci salutiamo e faremo un'altra puntata semmai. Muovere il mouse così, spero che non mi giri la testa, perché a me comunque un po' di lo dà. Tutto pulito e splendente. C'è ancora della zozzeria. C'è ancora della sporcizia. Usando, sì, sto usando quello. Sto usando quello più potente. Andare più vicino, infatti. Era un po' lontano, esatto.
sto barbecue, ma che ci avete fatto la battaglia sopra? Cioè, non so, no? Che miseria, ragazzi. Ragazzi miei. Altro. No, no, come no, guarda qua, ma che schifezza. Ok, quindi questo anche credo di averlo fatto. Beh, ragazzi, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, altrimenti vi annoio probabilmente, se non l'ho già fatto. E come al solito vi invito a lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale se vi fa piacere. Per voi è un gesto assolutamente gratuito, ma che a me aiuta tantissimo e mi supportate anche in questa serie. Che altro dire? Grazie per aver visto il video e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!